tentativo di Maria Zakharova, la portavoce della diplomazia russa, e ha condiviso le parole di un ex soldato del Donbass che piange la morte del figlio fermato in Ucraina. За Россию, за Донбасс, за победу, за президента. Un'operazione mediatica rivolta ai genitori al popolo russo è apparentemente riuscita. Se non fosse per quell'interruzione improvvisa del discorso durante la trasmissione sulla televisione di Stato, problemi tecnici del server, ha detto il portavoce di Scop, a cercare di sabotaggio interno o hackeraggio estero. Certo, impressionante il dispiego evidentemente di mezzi, ma anche ovviamente la mobilitazione di folla, di bandiera e l'acceso nazionalismo che traspirava da tutta la manifestazione. Che però vuol dire anche altro, che se Putin si rivolge così alla Russia, visto, facendosi vedere dal mondo, vuol dire che probabilmente ha in animo militare anche di dire alla Russia stiamo combattendo. La guerra, perché la parola guerra non si può pronunciare, siamo dobbiamo combattere tutti insieme. E del resto questo intervento, questa manifestazione, questo discorso nell'ottavo anniversario